stato molto utile, utile e positivo. Abbiamo chiesto di accelerare i pagamenti perché ci sono ancora 1 milione di italiani scoperti che attendono da marzo la cassa, e ci è stato assicurato che stanno facendo il possibile e l'impossibile perché entro i prossimi giorni venga saldato tutto l'arretrato. E abbiamo però posto un problema che abbiamo già posto al governo con la nostra soluzione come legge. Nel prossimo decreto ci sono 10 settimane scoperte di cassa integrazione per milioni di lavoratori e migliaia di aziende da qui a ottobre. E quindi occorre mettere a bilancio almeno 1 miliardo in più per evitare che milioni di lavoratori in piena estate, con i ristoranti chiusi o le fabbriche chiuse, rimangano senza cassa e senza stipendio. Oltretutto nel nuovo decreto è previsto l'anticipo del solo 40% dell'assegno di cassa integrazione. Voi capite che se il 40% di 700 euro sono 300 euro, con 300 euro chi è a casa dal lavoro non ci campa. Quindi serve uno sforzo economico ulteriore da parte del governo, altrimenti da giugno in avanti si rischia la tensione sociale, perché tutti i bonus, i 600 euro, gli accompagnamenti, per molti rischiano di finire da giugno. Siccome molti a giugno non riapriranno, prevenire i problemi è meglio che curarli. Quindi sono contento come Lega delle proposte che abbiamo elaborato come parlamentari, speriamo che il governo ci ascolti. Presidente, vi ha preso il conto su questo proposto? Non voglio mettere in bocca al Presidente parole che spetta a lui confermare, però su alcune proposte della Lega l'INPS è assolutamente d'accordo. Serve la volontà del Ministero dell'Economia e i soldi. Quindi, però io penso che non sia questo il momento di risparmiare qualche euro sulla pelle dei lavoratori e delle imprese. Abbiamo chiesto anche i numeri della cassa integrazione regione per regione, e questo lo dico da cittadino lombardo, per smentire le leggende metropolitane che giravano. La prima regione italiana per domande di cassa integrazione presentate e lavorate era la regione Lombardia. Quindi tutti coloro che ritenevano che ci fosse qualche problema da quelle parti evidentemente hanno sbagliato. Siamo preoccupati perché tutti i bonus, dai 600 euro agli 800 euro alla cassa, da giugno in poi rischiano di esaurirsi, e quindi non vorremmo che fosse un'estate calda da tutti i punti di vista. Senti, senatore, c'è un punto su cui lei ha insistito particolarmente, perché aiuti, richieste di aiuto arrivano da tutte quante le categorie, ma magari ce n'è una che soffre particolarmente, no? C'è il tema dei lavoratori autonomi, delle partite IVA, degli artigiani e degli stagionali, che soprattutto nel settore del turismo e della ristorazione saranno i più penalizzati. Perché basta girare per Roma per accorgersi che mentre molti negozi hanno riaperto, per quello che riguarda bar, ristoranti e strutture turistiche, il problema sarà per tutta l'estate. Quindi riteniamo che il governo debba superare le discriminazioni iniziali, perché ci sembra che il lavoro autonomo, partite IVA, autonomi, commercianti, artigiani e liberi professionisti, sia stato ampiamente discriminato rispetto ad altri settori professionali. Volevo chiederle una cosa sul Recovery Fund, se permette. Prego. C'è la proposta che verrà da parte della Commissione Europea al Parlamento per far votare, e sembra che siamo arrivati a 172 miliardi, così dice Gentiloni, di cui 82 aiuti a fondo perduto, il resto sarà un prestito. Noi aspettiamo dall'Europa non più promesse, ma soldi veri. Quindi se dall'Europa arriveranno soldi veri per gli italiani, noi saremo i più felici del mondo, anche perché ricordo che l'Italia non chiede un favore all'Europa, l'Italia ha contribuito al bilancio europeo in questi anni con 140 miliardi netti, usciti dalle tasche degli italiani e finiti a Bruxelles. Quindi noi non chiediamo i soldi dei tedeschi, dei francesi o dei polacchi, chiediamo quantomeno i soldi già pagati dagli italiani. È l'ennesima dichiarazione, però le dichiarazioni della Commissione Europea ormai le leggiamo da mesi, gli imprenditori e i lavoratori italiani aspettano i fatti, quindi se arriveranno fatti positivi, noi siamo persone concrete e li accetteremo ben volentieri. Grazie. Buon lavoro.